pronuncia. E già dalle vostre parole, dai vostri discorsi ho capito che se forse per il mese di dicembre Reggio è una città fredda, i reggiani sono caldi, sono vivi, sanno esprimere con molta forza e convincimento ciò in cui credono e che vivono. Grazie, perché mi sono sentito subito a casa mia. Vi ringrazio perciò per queste parole che avete detto, che vi hanno fatto conoscere Reggio e la sua diocesi. Dalle vostre parole ho vissuto tante cose di Reggio e della diocesi. Prendo canonicamente possesso di questa chiesa ora e divento parte di questo popolo e nuovo cittadino di questa città, la città del tricolore. Grazie di accogliermi come vostro cittadino. Su questa piazza c'è la cattedrale e c'è il palazzo del comune. Il nostro sindaco già ricordava tutta questa realtà e questa simbologia. È la tradizione urbanistica, questa compresenza tipica delle nostre terre e di tante parti d'Italia, di un principio di distinzione e di collaborazione, che è una delle conquiste che l'Italia medievale e comunale ha regalato al mondo. Un'espressione visiva del principio che Gesù ha portato nella civiltà: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. È un principio che i popoli oppressi dagli imperi andavano cercando. In quelle parole di Gesù, date a Cesare ciò che è di Cesare, il volto di Cesare è stato per un piccolo tempo sulle monete ebraiche, ma a Dio ciò che è di Dio, e cioè la vostra vita, perché voi siete l'immagine di Dio. In quelle parole c'era la negazione di ogni pretesa degli imperi sull'uomo, la negazione di ogni teocrazia che pretende di anticipare in questo tempo la definitiva manifestazione del regno di Dio e impone forme di culto identificando comunità civile e religiosa. Da allora Gesù ha affermato per la storia questo principio laico della distinzione, ma in quelle parole c'era anche l'affermazione di una condanna della fede ridotta a credenza privata. Date a Dio quello che è di Dio, la vostra vita, una fede ridotta a credenza interiore, nascosta, senza la tensione a esprimersi nella vita in ogni campo dell'umano. Se Dio è cancellato dalla vita, siamo tutti perduti. La storia nel tempo si è incaricata di far emergere l'illuminismo che era racchiuso in quell'espressione di Gesù. Sì dunque alla laicità dello Stato, che difende il diritto di ogni coscienza. No all'indifferenza delle leggi di fronte ai beni sacri della vita umana. La nostra terra è stata la terra in cui una donna, all'inizio del secondo millennio cristiano, ha lottato per la libertà della Chiesa dal potere imperiale. Matilde di Canossa è rimasta nei secoli il simbolo di questo desiderio di libertà della comunità cristiana. La libertà permette e favorisce il dialogo fra gli uomini.